danneggiamento dell'opera d'arte della Tarantina raffigurata qui nei quartieri spagnoli è stata una ferita che non abbiamo mai assorbito. Adesso, grazie a un lavoro di squadra, si è ripristinata l'opera d'arte che rappresenta uno degli elementi identitari della nostra città e quindi noi siamo orgogliosi della ricchezza di Napoli che è fatta di tante diversità. E quindi è bene che sia così, è bene che oggi sia stato fatto questo passaggio di fratellanza e nel ricordo che la lotta per i diritti è sempre stato un momento centrale della vita della nostra comunità e lo ricorderemo anche sabato che ci sarà il Pride, ovviamente in modalità Covid, però non di meno ricco di umanità, di sentimento e di voglia di conquistare quei diritti che sono ancora così fragili. È una città complessa, c'è anche chi vandalizza, ma per fortuna la stragrande maggioranza dei napoletani si prende cura della città e del resto è la città dei beni comuni. Cioè le delibere sui beni comuni, le più importanti, le più innovative, le più forti l'ha fatta la città di Napoli. Però è vero che c'è un pezzo di città, che c'è una minoranza, ci sono alcuni che in realtà non amano Napoli e quindi la deturpano, la danneggiano, la violentano e questo non va bene. Quindi è sempre quella lotta tra il bene e il male che ci deve caratterizzare nella battaglia ogni giorno. Noi abbiamo scelto il bene e con noi tantissimi napoletani, sicuramente la maggioranza.